Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita! Periodo prenatalizio, come potete vedere, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Adesso mi chiudono il canale di sicuro per questioni di copyright, oddio, vi ho voluto bene ragazzi. Niente, allora, come potete vedere qui sono andato leggermente avanti, ho sistemato il pavimento, i mobili sono stati messi, ho messo due fornacelle, ho messo i tavolini qua. Vorrei poi mettere un pochettino di arredamento della Home Decor, tipo il non so come si chiami tecnicamente, quel braccio là che serve per spillare la birra. Lo spilla birra, boh, non so se ha un nome preciso, ce l'avrà anche un nome preciso. Puoi mettere magari, non lo so, se un fornetto o una macchina del caffè, qualche con la macchina del caffè magari qua. Visto che ci sono, io direi di sfruttarle, no, per utilizzarle qua per questa cucinotta, no, di questo rifugio. Ma per fare tutto quello avremo bisogno di tornare a casa e adesso non c'ho sinceramente lo sbatti di arrivare fin là e poi tornare indietro. Quello che vorrei fare per la giornata di oggi è più che altro invece il secondo piano di questo rifugio, perché essendo un rifugio, oltre a mangiare, si dorme, no? In un rifugio, se non dormi, che rifugio sei? Allora, vorrei fare una scalinata per salire su, vediamo se... No, a parte che 6 dovrebbero bastare, io non credo che me ne servano di più, ma facciamo pervenienza. Allora, vorrei metterla qua la scalinata, nel senso che se... Tu arrivi, cioè hai un po' nascosto la discesa là sotto. Allora, vediamo un po'. Però se fare qualcosa di dritto o di... No, me le sta mettendo tutte storte, ovviamente. Girati. Ok. Poi vediamo un po'. Ok. Ci sta? Sì? Arrivando di qua c'è abbastanza spazio. Sì, ho per passare? No. Ho sbagliato tutto nella vita. Devo sollevare un attimo il terreno qua. Allora, spacca questo blocco. Poi uno, due e tre, uno, due e tre. Ahia, questo non è molto buono, eh? No, è meglio togliere questo a sto punto. E quello lo rimettiamo, sì, no, perché altrimenti rovina proprio tutta l'estetica del rifugio, quindi... No, facciamo così, 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 ok, e torniamo come era in precedenza. Poi magari metterò delle scalinette là per fare il tutto, ma direi che per ora così va bene. Poi quella parte là la sistemeremo un po' più avanti, magari, ecco, senza grande fretta. Ok, così ci sta, potrei anche metterci un corrimano di lato con le fence e non lo stick ovviamente. Ok, con le fence di lato. Sono così, vero? Sì. Facciamone un pochettino così siamo sicuri. 12. Allora, vediamo un po'. Tipo così, sì. Non mi dispiace. Non è il massimo dell'estetica, ma è funzionale. Ok, là si aggancia anche da quel lato e non mi dispiace. Ok, poi farei... No, qua finisce, quindi... Non importa, qua dovrebbe esserci poi l'altro piano. Così basso, sì, direi che ci può stare.
Ci può stare, vediamo perché verrebbe comunque un po' bassino. No, così è troppo basso il soffitto, devo alzarlo almeno di uno. Quindi metterlo... Così. Potrei volendo magari utilizzare degli slab C'era ancora una scaletta, sì, per fortuna, sì. Però qua siamo fuori dall'edificio. Cos'è, Kaiser? No. Interveniamo un attimo facendo così. Sì. Così che là non sia fuori dall'edificio. Ma c'è, diciamo, ancora il muro da questa parte. Sì, ci sta. Così, ok. Però potrebbe essere un'idea quella di mettere solo degli slab. È un casino perché devi costantemente girarli. Però alzerebbe il soffitto di mezzo blocco qua. E non sarebbe male come idea. Vediamo un attimo come stanno. Allora. Dove ho messo il screwdriver qua? Allora, no. 1, 2, 3, 4, 5. Ovviamente bisogna sempre farlo 5 volte, non è che ti viene subito la cosa più ovvia. L'unica cosa ho un po' il timore per l'illuminazione, perché come sapete gli slab sono dei blocchi trasparenti per quanto riguarda l'illuminazione, quindi avranno una luce completamente diversa dagli altri blocchi. Però no, è discretamente più carino così. E posso comunque poggiarci delle... Sì, vedete, sono drasticamente diversi come illuminazione. Però no, ci può stare. Mi piace così. Si guadagna quel mezzo blocco di spazio e in più dà più l'idea del soppalcato, ecco. Ah, ok, facendo così posso metterli senza... Oh, ottimo! 3, 1, 2, 3. Posso metterli senza doverli ruotare. Mi prende già subito dove metterli. Ok, poi vabbè, là ci saranno i blocchi pieni per forza. Allora, vorrei cercare di... No! Di colmare il tutto. Un pochettino. E mettere così su dei letti. Allora, i letti... Aspetta. Dove... Allora, qua, no, giusto per seguire l'allineamento del... Ok, l'altro mentre siamo qua la farm di alberi non funziona perché non ho potuto riattivare la World Anchor venendo in qua. E tra l'altro non ho idea di perché ogni volta si debba aggiornare, perché sennò non fa un Kaiser. Allora, così, 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 così. Dai che ci siamo quasi. Ce la facciamo forse sì, basta, dovrebbero bastare. Ok, sì, si è subito rabbuiato tutto, però... Che ci volete fa'? Ottimo, 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 ottimo. Ottimo massimo. Ok, poi il resto lo finirò off camera magari senza darvi troppe noie. Ci sarà da fare tutto il contorno di...
questa zona qua. Però probabilmente sarà abbastanza basso il soffitto qua, perché siamo comunque nella mansarda, diciamo, di questo rifugio. Quindi non vorrei neanche fare un edificio troppo alto. Già adesso è un edificio discretamente alto per il circondario. Non mi ricordo, si vede da qua la casetta, forse più in là. No, ho fatto la cavolata. Riesco a risalire. Tentiamo. Tentiamo la sorta. No, per un pelo. Per un pelo. Oddio. Oddio, dovrei entrare senza dover spaccare magari tutto. Facciamo che andare in diagonale. Yeah, ottimo. Allora, noi eravamo dall'altro lato. Non mi cadere, ok. Siccome c'è quest'albero un po' in mezzo ai piedi, mi scoccia tagliarlo. Però mi sa che dovrò proprio farlo. Anzi, andiamo a farlo. Sono appena tornato dentro e devo già. Perché quello che ha fatto in pratica ha deciso dove sarebbe cresciuto il rifugio. È lui che mi ha dato lo spunto. Allora, mettiamo della neve qua, così ci sta un po' meglio. Ma già sei alto. Ok. Ok. Sì, dei sapling che però tanto non ci servono, prendiamo una farm di alberi della legna. Ah no, sta cadendo giù tutta la neve, porca miseria, questo non l'avevo calcolato. Se cade là non è un problema, se mi cade dentro il rifugio sì. Ok, non dovrei avere più problemi di neve dentro il rifugio adesso. Stavamo dicendo però appunto che bisogna alzare un pochettino qua. Allora, ho bisogno di tanto altro legno, di sicuro. Allora, là è chiuso. Qua è chiuso. Ok, a posto. Quindi si può iniziare a pensare come mettere i letti. Allora, ho più che altro come fare il soffitto. Allora, il soffitto spiovente circa. Tipo quello della capannetta di sotto. Che adesso non mi ricordo esattamente com'era. Però, allora, qui abbiamo una struttura irregolare. Per cui direi che perché l'ho fatta con questa forma, ragazzi? No, ok, ho un'idea. Ho un'idea. Allora, innanzitutto mettiamo ad altezza 2 tutto qua. È basso, però è una mansarda, quindi ci sta che sia altezza 2, giusto, giusto quanto serve per passarci. Avrò bisogno di tanta altra legna, probabilmente. Non mi basterà mai quella che ho qui con me. Almeno dubito che mi basti. Ho un'idea che potrebbe anche essere molto buona. Devo solo vedere un po' come funzionca. Più che altro se è abbastanza. No, no, non dovrebbe essere un problema. Allora, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Adesso vi mostro. La mia idea è quella di fare, forse avevamo fatto in passato, un tetto che cresce pian pianino, nel senso che cresce di mezzo blocco per volta. Della serie. Inizio con slab. Poi vado con blocco pieno, poi slab, poi blocco pieno, poi slab, poi blocco pieno. Però vorrei farlo con un colore che faccia contrasto. Tipo in questo caso ho il jungle wood e te pareva, mannaggia la miseria. Ok,
O il jungle wood o l'acacia wood, probabilmente qualcosa che sia più scuro, che stacchi dal resto dell'edificio e che però al contempo resti su una sfumatura lignea, ecco, per dare un discorso ligneo. Allora, qua il piano c'è. Dovrò poi chiudere questo. Allora, a questo punto mi sa che ci conviene tornare a casa prima di fare tutto il resto, quindi io direi che ci vediamo forse tra un attimo oppure nel prossimo video. No, tra un attimo, perché sono passati 15 minuti e visto che già il video uscirà in ritardo, direi che ci vediamo tra un attimo. Io interrompo qui la registrazione e ci vediamo quando ho finito questa zona qua e che sono tornato a casa. Ciao! Ehi la ciurma, rieccomi, ho farmato un po' di cose, ho costruito un po' di oggetti come potete vedere, ho fatto il forno, la macchina del caffè, delle pentole, l'affare della birra, 4 bottiglie di birra, un orologio da parete, un pendolo da parete, un armadio e dei letti per la mansarda. Volevo fare anche il frigo e il fornetto microonde, ma il frigo ha una ricetta un po' troppo complessa per quello che poi effettivamente ci servirà, cioè mai. E il forno invece richiede, il forno microonde richiede 2 diamanti per questa componente qua. Più del mese dell'oro, ho detto, ma anche no, cioè nel senso il forno questo qua non ne ha bisogno, quello microonde sì, quindi ho detto vabbè, GG. E ho preso un po' di alberi della giungla, oltre a rimpolparmi un po' l'inventario di legno di pino. Adesso potremo tornare in là al Polo Nord e vi faccio vedere tra l'altro anche una fantastica novità che ho fatto nel frattempo, in questa tipo mezz'ora in cui ho lavorato mentre voi non c'eravate, mentre voi non vedevate più che altro. Papà, ho fatto la scaletta così non devo più saltellare, è lo stesso un pochettino uno sbattisalire, ma è molto 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 più facile rispetto a prima perché non bisogna più saltare, basta salire su dritti e poi si arriva. Ci ho messo un attimino, però ho detto no, per il futuro è molto meglio avere la scaletta e così non ci pensiamo poi più e viva la vita e boom. E adesso siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati. Sì, infatti. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Ok, allora qua ho tappato tutto, ho messo tutto quello che c'era da mettere, eccetera, eccetera. Il tetto c'è da fare, adesso andremo a fare, ci sono da piazzare i vari oggetti. Andrei prima a piazzare gli oggetti, dai, iniziamo col piazzare gli oggetti del piano di sotto, così concludiamo almeno il piano di sotto. Allora, trasferiamo tutto dallo zainetto. Ok. Allora, forno, io il forno lo metterei tipo qua, ok, e a tal proposito metterei anche le... No, perché non le mette? Perché le appende là? Prima le mette... Ma le met... me le metteva per terra, perché? Ah, se faccio shift me le mette sopra? Ma è... Usiamo una specie di trucchetto e vediamo se funziona. Allora, se io facessi così, tolgo questo e ci rimetto il forno. Ottimo, 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 ottimo. Quindi con Shift le metti attaccate alla parete. Vabbè, ma cosa ci servivano attaccate alla parete? La macchinetta del caffè, direi. Ottimo. Bellina. Poi qua metterei l'affare per spillare la birra, che tra l'altro è costato un'infinità di ferro questo affare. L'orologio lo metterei tipo qua. Ok, mannaggia se è massiccio. No, forse allora ho la parete là in fondo. Però c'è il... Co no, così non va bene. C'è la torcia, vabbè, metterò delle torce accanto. È estremamente massiccio sto orologio. Vabbè. Delle birre le sparpaglierei un po' per i tavolini, tipo una qua. No, non mi dire.
Ah, già quello conta come se fosse. Allora mettiamone un paio qua. Tipo così. E ne metto alcune qua. Ok. Ci sta. Dai. Già fa un pochettino più scena di quanto non fosse. Di quanto non fosse prima. Andiamo su invece a mettere. Tra l'altro quell'armadietto là lo possiamo utilizzare. Vabbè, lo piazziamo sopra da qualche parte. Dato che ci ho avanzato mettendo il forno. Tipo, possiamo metterlo qua. Così, tanto per non sprecarlo, ecco. Io metterei un armadietto tipo qua. Che è tipo per mettere da parte la roba. Poi metterei i letti. Allora. No, sapevo che ci si facesse anche il matrimoniale. Oddio, è bellissimo. Ma se qua adesso tolgo questo, cosa succede? No, voglio. Non c'è la possibilità di metterlo senza matrimoniale. Vabbè. Allora facciamo che ne metto solo. Li metto intervallati. Così. È per il matrimoniale, ma non ci sta per il rifugio, nel senso che. No, facciamo così che ce ne stanno di più. Ok, buono, mi sembra abbastanza una camerata da rifugio. Avrei voluto mettere magari ancora un paio qua, ma non avevo più lana a casa. Ho consumato tre stack di cotone quasi per fare tutti questi letti qua. Un po' di torce. Ah no, no, ne ho ancora due grandi, tre grandi. Cosa sto dicendo? E co come riottengo quelli piccoli, scusate, a sto punto? Boh, a sto punto metto quelli matrimoniali e non so più cosa dire. Così, e l'altro? C'è ancora matrimoniale, dove lo piazzo sto matrimoniale adesso? Qua in mezzo alla stanza? E piazziamolo qua. So che dire, vabbè. È un po' a caso messo là. Tra l'altro dormiamoci, visto che è notte. Ah, oh, che bella dormita. Li ho fatti marroni più che altro, uno perché è un colore facile da farmare. E due, perché in rifugio solitamente le coperte sono sempre di quel marroncino scuro, grigette. Quindi ho detto, ma sì, ci stanno. Allora, adesso dobbiamo andare a lavorare per il tetto. Prima che il video diventi eterno. Io sto già lavorando sto video da delle ore. Allora, iniziamo così. Il colore mi piace. Stacca abbastanza bene, tipo un Ringo. LOL. Potrò farne anche di più di slab, visto che me ne servono 700 triliardi, vero? Ok. Magari vi taglio anche sta parte e vi faccio vedere alla fine, altrimenti il video viene davvero infinito. E niente, continuo così, ci vediamo tra un attimo. E voilà, ciurma, ecco il tetto completato. Non mi dispiace come appare. E non è estremamente spiovente, però mi sembra che possa essere abbastanza carino. Dove. Oddio, adesso come entro dentro? Mi sa che è l'unica. Ok. E in più ho dà anche un bell'aspetto. No, non cupo, però. Ed è molto, rimane molto luminoso perché gli slab alla fin fine fanno passare la luce, quindi non avremo neanche troppo bisogno di torce. Le metto comunque perché la luce ci va, ma insomma,
GG. Quindi scendiamo di sotto e direi che potremmo anche inaugurare questo nostro bel nuovo rifugio. Mi sembra che sia tutto a posto, quindi dite ciao al nuovo rifugio! Woo! Niente, quindi io direi che per questo video possa essere tutto. Suppongo che non ci saranno altri video prima di Natale di Mindtest. Farò molto probabilmente una serie apposta natalizia. Io vi auguro di, cioè non vi auguro, vi consiglio di seguirla. Farò una serie apposta a tema natalizio in questo periodo delle vacanze di Natale. Un gioco nuovo che non durerà molto. Quindi ci vedremo con quello e con Mindtest dopo le vacanze natalizie. Io vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare lì solo che mi piace, il commento e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti! Buone feste!